È importante, uomini o donne che siate, che sappiate come affrontarla. L'asilo è premestruale, con in genere dolci fanciulle. Ma ho visto a volte anche uomini in questo stato. Eh sì, ho visto Marchetto, ho visto Francesco, ho visto Giangi. Nei giorni immediatamente precedenti al ciclo, causando crisi di pianto improvvise, attacchi di indecisione furente e messa in discussione di tutta la propria vita! Cosa si intenda per giorni immediatamente precedenti? Nessuno ancora l'ha capito. Mi insegnava definizione scientifica. La mia bella e saggia amica Sandy resta in sindrome premestruale per 24 giorni prima delle mestruazioni, che dura in media 4, completando così il ciclo. Ed è talmente saggia e automedicante che ancora prima di avere una crisi te lo dice che è in sindrome. Così potrai comprendere appieno i suoi comportamenti assurdi! Cari ragazze, carissime, presenti in sala. Avete mai pianto per una pubblicità Progresso? Avete mai sperato che il vostro compagno facesse il piccolo errore per potervi rinfacciare che 4 anni fa alla festa di Vico gli avevate detto che eravate stanca e lui non ha smesso di giocare a triglia con gli amici? Invece di portarvi subito a casa, cazzo! Avete mai sentito una vocina dentro di voi che vi urla? Sei una merda! Nessuno ti vuole, nessuno ti ama! Sei una antipatia unica! Se è accaduto, sappiate che quella è la cucina della sindrome, che in ognuna di noi prende forma e durazione diversa. La mia parla in torinese come mia nonna. Sei una merda, né? Nessuno ti vuole, nessuno ti ama. Sei un'antipatia